ADN Kronos. Aggiungi contatto. Il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Buongiorno da Valerio Masia, oggi è giovedì 11 luglio e il contatto che suggeriamo di aggiungere è Emis Killa. Con 27 dischi di platino e 18 dischi d'oro alle spalle, è uno dei nomi più celebri della scena rap milanese, protagonista di uno dei tormentoni dell'estate, con Sexy Shop in coppia con Fedez. Lui è Emis Killa e quest'anno raggiunge il traguardo dei suoi 15 anni di carriera, che festeggerà con un iconico live show M15, che si terrà il 2 settembre a Fiera Milano Live. Un evento epocale che omaggerà il mondo dell'hip hop anche grazie alla presenza di 15 ospiti scelti tra gli artisti che hanno avuto un legame con il rapper durante il suo percorso. Oltre agli ospiti già annunciati, Sfera Ebbasta, Ruv, Ney, Maezza, Massimo Pericolo, Pachi, Jake La Furia, Kid Yugi e J-Ax, si aggiungono anche Salmo, Lazza e Joliet. Vecchia e nuova scuola rap, icone della scena e nuove leve saliranno sul palco, il cui protagonista resterà sempre Emis Killa. Ma chi è veramente Emiliano Rudolf Giambelli, in arte Emis Killa, scopriamolo assieme. Classe 1989, originario di Vimercate, sua madre ha radici palermitane e ha lavorato come operaia metalmeccanica. Suo padre, proveniente dalla Brianza, era un musicista che suonava il pianoforte in alcune band locali. L'uomo, che soffriva di disturbo bipolare, è mancato nel 2009 per un arresto cardiaco. Quando Emis era piccolo, i genitori si sono separati. Ha un fratello maggiore da parte del padre, avuto da una sua precedente relazione. Cresciuto tra Vimercate e Milano, inizia a frequentare la scuola alberghiera, ma poi decide di abbandonare gli studi per mettersi a lavorare. Tra i vari mestieri che ha fatto, anche quello del muratore. Alla fine si è dedicato alla musica, principalmente al freestyle. Al muretto di San Babila, in quel periodo, Emiliano Rudolf veniva chiamato Emilietto o Emilietto lo Zarro. Successivamente, nel 2007, mentre partecipava al contest di freestyle Tecniche Perfette, adotta il nome di Emis Killa. Ma lo sai perché? Ce lo racconta il diretto interessato. Il soprannome Emis arriva all'epoca in cui facevo i graffiti. Emi era il diminutivo di Emiliano, che è il mio nome, e la S era una bella lettera. Killa, dallo slang americano, sta per killer, perché avevo vinto tutti i concorsi di freestyle. Successivamente decide di abbandonare le gare di freestyle per dedicarsi alla scrittura dei testi. Entra a far parte di Blocco Records, con cui pubblica nel 2009 il suo primo lavoro, Keta Music, un mixtape di inediti su basi edite e non, facendosi così conoscere nell'ambiente dell'underground rap tra gli esponenti della scena italiana. Nel 2010 torna con un nuovo progetto, Champagne e Spine, street album che consacra Emis Killa come la giovane promessa del rap made in Italy, collaborando con artisti come Jack La Furia e Gue Pequeño, dei Club Dogo, Marrakesh, Bassi Maestro ed altri ancora. Su produzioni inedite di producer del calibro di Don Joe dei Club Dogo e Big Fish, realizzando così un piccolo classico del genere. È proprio grazie a questo disco che Emis Killa comincia a far parlare di sé, ricevendo molte proposte da diverse case discografiche, ma è solo nel 2011, dopo l'uscita di The Flow Cocker Volume 1, che Emis Killa firma un contratto discografico con la Carosello Records. Il 2012 diventa l'anno di Emis, consacrandolo come la grande rivelazione del rap italiano. Il disco L'Erba Cattiva fa il suo esordio in classifica al quinto posto, raggiunge il disco di platino e rimane stabile per un anno consecutivo al vertice delle classifiche ufficiali di vendita.
e la sua vita privata, la sua fidanzata si chiama Martina Bottiglieri. Dal 2019 il rapper e la ex modella fanno coppia fissa. Il primo incontro tra i due è avvenuto durante le riprese del videoclip Tijuana, hit di successo che gli ha permesso di conoscere la donna che avrebbe poi cambiato la sua vita. Un grande amore, quello nato tra i due, che da poco sono anche diventati genitori di un figlio. Si tratta del piccolo Romeo, la cui nascita è stata annunciata dal rapper sui profili social con una foto tenerissima che ritraeva la fidanzata nel letto d'ospedale con il figlio. Per il rapper si tratta del secondo figlio, visto che in passato è diventato papà della femminuccia Perla Blu, nata il 17 agosto 2018 dall'ex fidanzata Tiffany Fortin. Nata il 17 agosto 2018 dall'ex fidanzata Tiffany Fortin. Forse non lo sai, ma il rapper milanese è finito nel mirino delle polemiche dopo l'annullamento della sua esibizione al concerto di Capodanno, per i suoi testi considerati sessisti. La censura e le accuse di sessismo non sono però particolarmente piaciute al cantante, il quale ha prontamente risposto che nel rap esiste una cosa chiamata storytelling, che significa rappresentare una storia in rima, bella o brutta che sia, sottolineando: bisogna cercare i colpevoli tra i colpevoli, non tra chi è dalla vostra parte, pur avendo un altro modo di affrontare le cose. Oggi ci fermiamo qui, domani un nuovo personaggio, un nuovo contatto da aggiungere. Aggiungi contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast, iscriviti al canale, abilita le funzioni segui e notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Altre notizie, ultim'ora e approfondimenti su adnkronos.com.